avere maggior forza come città metropolitane? Sì, maggiore autonomia, meno vincoli normativi e finanziari, una fase di sperimentazione, una qualche forma di statuto autonomo per poi aprire la strada a tutte le città, a tutti i comuni d'Italia e l'Italia dei comuni. Io sono contrario a un centralismo delle regioni che non porta più giustizia sociale, più uguaglianza, più sviluppo, più forza ai territori e più qualità dei servizi, anzi rischia di appesantire, accentuare le disuguaglianze nel paese e finanche portare a degli strappi, se pensiamo a alcuni temi come l'istruzione, la sanità tra nord e sud. Il nostro è un progetto anche di forte coesione del paese nel valorizzare le autonomie e poi anche un asse tra le tre grandi aree urbane del nostro paese, Roma, Milano, Napoli, quindi andiamo a oltre 10 milioni di abitanti, è una forma sperimentale che può funzionare e che è la vera autonomia. Lo dicevano le leggi speciali. No, leggi speciali non servono. Non servono, Roma ne ha già avute tante, noi non l'abbiamo mai chiesta, nonostante io faccio il sindaco da 8 anni, non ho visto di giustizia e discriminazione, cioè l'ordinarietà. L'ordinarietà significa basta con i vincoli normativi e finanziari che appesantiscono le città, quindi appesantiscono i cittadini, la qualità dei servizi, non riusciamo ad assumere, non riusciamo a prendere autobus, non riusciamo ad avere più personale. Pensate all'età media, alcuni comuni, il comune di Napoli ha un'età media di 60 anni. Cioè, come si fa? Eppure siamo arrivati primi per come crescita turistico culturale, primo set cinematografico, terzi come start-up giovanili dopo Milano e Roma. Cioè Napoli è cresciuta tantissimo, potrei dire nonostante i governi che si sono succeduti in questi anni, no? Bisogna dire basta, quindi non siamo, non è una posizione contro, faremo una proposta e così vediamo se il governo e il Parlamento vogliono veramente l'autonomia oppure un'operazione di ceto politico, non è un'operazione, come dire, che rafforza il popolo italiano. Ma nella proposta c'è anche l'accesso diretto ai fondi europei? Sì, questo è uno dei temi. Qua porto anche la mia esperienza di 2 anni prima di fare il sindaco, di presidente della commissione controllo bilancio del Parlamento europeo. Bruxelles vuole dare più fondi alle città. In Europa tu conosci Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo, non è conosci tanto le regioni. Cioè l'idea che l'Europa finanzia direttamente le grandi aree urbane è un'idea dell'Europa delle città, quindi trova il favore, è l'Italia che appesantisce. Vedete quanto tempo ci vuole tra il fondo mentre arriva dall'Europa, passa per il governo nazionale, va alle regioni, poi va alle città metropolitane, poi ai comuni e poi ai cittadini. Certe volte passano 7-8 anni, se vai direttamente alle città il finanziamento è diretto, il sindaco è eletto direttamente dal popolo, il sindaco è conosciuto, hanno l'indirizzo di casa, lo sanno tutti e c'è anche il cognome sul citofono, quindi sanno, se sbagliamo sanno come punirci, tra virgolette, dal punto di vista democratico, chiaramente. Anche le guardie sotto. Come? Anche le guardie sotto. No, non c'ho le guardie sotto, assolutamente, non ce l'ho.